Forza Italia. Schittulli, che è il candidato schierato da Berlusconi, infatti conferma l'asse con i Fittiani. E nel nuovo centrodestra invece l'ex capogruppo Nunzia De Girolamo fa sapere che se gli Alfaniani appoggeranno in campagna il candidato del PD, lei lascerà il partito. Il servizio di Elisabetta Margonani. Fitto, come sapete, alla fine ha accolto queste mie, tra virgolette, condizioni, accettando che le liste fossero forti e competitive. Forza Italia dovrà decidere, sciogliere questa aspettativa. Altrimenti si sarà autoesclusa dal centrodestra, avvisa Schittulli, e se ne dovrà assumere la responsabilità. E se l'ex cavaliere si è detto amareggiato, dice: gli spiegherò le mie motivazioni, anche perché a me il conflitto tra Fitto e Berlusconi non interessa, chiarisce il candidato del centrodestra alla presidenza. Noi dobbiamo riprendere la Puglia e per farlo dobbiamo unire e fare liste competitive e non monche. Poi replica secco alle accuse che gli ha rivolto Vitali, l'uomo mandato a commissariare Forza Italia, che lo ha definito uno strumento di Fitto. Non sono un soldato come qualcuno mi chiama, sono un libero pensatore e non uno yes man e non sono strumento di nessuno. E ora la palla torna di nuovo a Forza Italia, che appunto dovrà decidere chi sostenere in Puglia, mentre in Campania avvia la campagna a sostegno di Caldoro, che però potrebbe perdere l'appoggio del nuovo centrodestra, dopo che faticosamente era stata chiusa l'alleanza e il patto di non belligeranza con la Lega. Ma davvero il nuovo centrodestra potrebbe appoggiare il candidato del PD in Campania? Io mi auguro che sia un'ipotesi assolutamente esclusa. Ho precisato però che se il centrodestra, cioè il mio partito, dovesse fare una cosa del genere, io divento incompatibile con Area Popolare. Lasciare il nuovo centrodestra per andare dove, però? Questo c'è tempo. Mi auguro che il senso di responsabilità che ci ha indotto a creare un partito che poteva essere l'inizio di una nuova fase continui a pervadere i miei colleghi e che quindi noi restiamo alleati con quello con cui siamo stati fino ad oggi, cioè Caldoro. E torniamo a parlare della strage al Tribunale di Milano, la strage di ieri. Il killer Claudio Giardiello, fermato ieri dai carabinieri a Vie Mercate, ora si trova al carcere di Monza, dove ha passato la prima notte e dove domani mattina verrà Già, ma processato il nostro adesso. inviato Paolo Pira. Ma dove andrà a lavare il bevacqua? Che Non è stata succede? presa, non era in prima. Non stavo proprio guardando, fanno giro a Piazza Umberto. No, Claudio se sono Giardiello, io, studio di no. Mario Bachi, Qualche personaggio gli disse quello l'abbia allontanato. Lo sai che sono l'ultimo difensore d'ufficio, mi capisci? Pronto? Subissato dalle domande dell'assistito al punto da Io già rinunciare sto ieri in qua. aula al Dove mandato, sta? la lite banale che è stata l'innesco della strage. Io non ce la facevo più, cioè non guadagno un euro su così, un euro, per lo stato mi pagherà chissà quando, ok? Per poi avere, tra virgolette, grattacapi. Io ho detto, ma guardi, due cose, si è messo dietro vicino alla balaustra che separa il pubblico dalle parti, e io lì in piedi, vicino al, cioè tra, c'è un corridoio tra me e il pubblico ministero, Voglio mettevo uscire tutto dalla sul secondo banco, Spacco di madame. e si sono sentiti. Via Biella, Milano, quartiere Barone, condominio signorile, secondo il gergo immobiliare. Qui è partito tutto. Due palazzi da vendere, affare grasso per la Magenta SRL di Giardiello che curava le mediazioni. Poi è lo stesso Giardiello a denunciare irregolarità di bilancio. Le indagini successive però coinvolgono anche lui in un giro di soldi in nero dalle commissioni, spartite con i soci in una contabilità parallela. Una cresta nascosta che aveva messo nella vendita. Secondo gli inquirenti, tra i soci che pagavano la torta c'erano Giardiello, Giorgio Erba, Ieri, nipote Giardiello, Davide Rimongelli, ferito gravemente ieri, e Massimo Danzuoli, l'ultimo coimputato per bancarotta fraudolenta che l'omicida nella sua fuga in scooter cercava di raggiungere per finire il lavoro. Aveva ancora un caricatore nella sua Vette 75 per comprarla, aveva chiesto un prestito a suo amico senza dirgli a cosa gli sarebbero serviti quei 800 euro. Pistola regolarmente denunciata perché non poteva portare fuori di casa. Poi negli ultimi giorni mattina è sede davanti ai computer della biblioteca di Garbagnate dove risiedeva a studiare le mappe del Dedalo di Stanze che è il Palazzo di Giustizia di Milano. A Brugheri, davanti al palazzo dove sono chiusi l'ex moglie e i figli distrutti, restano tracce di cantieri mai finiti, altri progetti abortiti di una delle immobiliari di cui Giardiello faceva parte. Ma era il penale, era il processo per bancarotta, la sua ossessione. Si era incastrato dai soci con cui aveva peraltro, secondo il PM, gestito la contabilità illegale. Più volte ha pensato al suicidio, ha detto ai carabinieri prima di avere un valore. Forse era quello il motivo che aveva deciso di del caricatore. Tra poche ore a Panama, storico incontro.
tra Cuba e Stati Uniti. Barack Obama e Raul Castro si stringeranno la mano per sancire definitivamente la fine di un'ostilità che dura da oltre mezzo secolo. Il servizio di Romana Fabrizi. Per il momento c'è questo, la fotografia di un incontro a porte chiuse con la stretta di mano tra il segretario di Stato americano Kerry e il ministro degli esteri cubano Rodriguez, ma ha fatto il giro del mondo. Tra poco dovrebbero incontrarsi e stringersi la mano al margine del vertice delle Americhe, un summit di 35 stati, Barack Obama e Raul Castro, già arrivati entrambi a Panama. Dare il via con questo incontro storico e simbolico ad una nuova era di relazioni tra Stati Uniti e Cuba. La ripresa dei rapporti diplomatici interrotti dal 1990.